Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Qua è Flavio. Oggi giocheremo un altro gioco interattivo, Rendere buon umore io, tratto dal DVD Magico Mondo di Winnie the Pooh, Un giorno di scoperte. Iniziamo ora. Tra 3, 2, 1, via. Bosco dei Cento Acri è un posto molto divertente in cui stare, ma oggi Io è un po' giù di corda. Per fargli tornare il sorriso, i suoi amici gli hanno fatto degli scherzi, spostando alcuni oggetti in posti dove non dovrebbero stare. Sanno che quando Io si accorgerà di quanto siano sciocchi questi scherzi, di certo tornerà di buon umore. Pimpi gli ha fatto il primo scherzo. Scegli l'oggetto che non dovrebbe stare qui e premi OK Enter per vedere se tu e Io avete scoperto lo scherzo di Pimpi. Cosa succede cliccando, sbagliando sulla foglia? È soltanto una foglia che vola sul bosco dei cento acri. Non è lo scherzo che Pimpi ha fatto a Io. Perché non scegli qualcos'altro? Anche allo scoiattolo. No, non è lo scherzo di Pimpi. È solo uno scoiattolo che ritorna a casa. Perché non provi a cercare lo scherzo altrove? Anche alla scopa. Scopa. Pimpi la sta usando per dare una pulita al bosco dei cento acri. Prova a guardare da qualche altra parte per cercare di trovare lo scherzo di Pimpi. La risposta giusta è il letto. Magnifico! Hai scoperto lo scherzo. Pimpi ha messo il suo letto fuori per far sorridere Io. Ora cerca di aiutare Io a scoprire quale di questi tre oggetti dovrebbe trovarsi fuori dalla casa di Pimpi. Cosa succede cliccando sulla teiera? No, la teiera non dovrebbe stare fuori. Il suo posto è in cucina. Una teiera messa fuori è buffa quasi quanto il letto di Pimpi. Perché non provi qualcos'altro? Anche al latte. Cielo, se lasci il latte fuori si rovinerà al sole e così nessuno potrà più berlo. Infatti, di nuovo. Infatti fa schifo. La risposta giusta è il tronco d'albero. Molto bene, il tronco deve stare fuori. Hai scoperto lo scherzo di Pimpi e hai aiutato a rimetterlo al suo posto. Ora da Pimpi è fatto. Cerca di trovare lo scherzo che ha fatto tappo a Io per fargli tornare il buon Tocca umore. Tocca a tappo. Basta scegliere l'oggetto più sciocco e premere OK Enter. Cosa succede cliccando sulla pala? Hai scelto la pala di tappo? Non sembra molto sciocco. Tappo usa la sua pala per piantare le verdure nell'orto. Cerca altrove per trovare il suo scherzo. Anche alle carote. Quelle sono le carote di Tappo. Oh cielo, Tappo non farebbe mai uno scherzo con le sue carote. Il suo scherzo sciocco per Io deve essere altrove. Anche la carriola. Quella è la carriola di Tappo. Lui la usa sempre nel suo orto. La risposta... No. La risposta giusta è la torta. Torta nel suo orto per fare uno scherzo a Io. Che buffo. Credo che a Io stia tornando il buon umore. Ora cerca di aiutare Io a capire quale di questi tre oggetti dovrebbe essere piantato nell'orto di Tappo al posto della torta. Cosa succede cliccando sulla forchetta? Ottimo tentativo, ma le forchette non crescono nell'orto. Perché non provi con qualcos'altro? Anche all'alveare. Davvero un ottimo tentativo, ma Tappo non semina alveari nel suo orto. Non credo che piacerebbe molto alle api. Prova di nuovo. La risposta giusta è l'insalata. Magnifico, un'insalata. Molto bene. Tappo semina l'insalata nel suo orto e non le torte. No, no. Ora tocca a Tigro. Veramente un ottimo lavoro nel rimettere le cose a posto.
Ora trova lo scherzo che ha fatto Tigro a Io per fargli tornare il buon umore. Basta scegliere l'oggetto che sembra più sciocco e premere OK Enter. Cosa succede cliccando sul palloncino? È un palloncino. A Tigro piace giocare coi palloncini, quindi non mi sembra che sia uno scherzo. Prova con qualcos'altro. Anche all'aquilone. Ottimo tentativo. Ma quando Tigro gioca, gli piace avere vicino il suo aquilone. Cerca altrove per trovare lo scherzo di Tigro. Anche all'uccellino. Anche all'uccellino. È un uccellino che è volato qui per giocare con Tigro. Non è lo scherzo di Tigro. Deve esserci qualcos'altro. La risposta giusta è la vasca da bagno. Molto bene. Tigro ha messo fuori una vasca da bagno per giocare. Che sciocco. La vasca da bagno dovrebbe stare nel bagno. Infatti, non fuori. Se no fanno il bagno gli uccelli. Ho trovato lo scherzo di Tigro e Io sta cominciando a migliorare il suo umore. Ora cerca di aiutare Io a capire quale di questi tre oggetti dovrebbe stare fuori per giocare al posto della vasca da bagno. Cosa succede cliccando sul tamburo? È un tamburo. Appartiene a Christopher Robin, non a Tigro. Prova a cercare qualcos'altro. Anche alla tazza e il piattino. E un piattino. Temo che non debbano stare fuori con Tigro. Perché non provi di nuovo? Coraggio. La risposta giusta è la molla. Magnifico. La molla di Tigro deve stare fuori con lui per giocare. Vai. Hai rimesso tutte le cose al loro posto. Ora trova lo scherzo che ha fatto l'orsetto Pua Io per fargli tornare il buon umore. Basta scegliere l'oggetto che sembra più sciocco. È l'ultimo. Okay, enter. Cosa succede cliccando sulla sedia? Quello non è uno scherzo, è la sedia dell'orsetto Pua. Pua ha bisogno della sua sedia per sedersi a tavola. Perché non provi di nuovo? Anche il cucchiaio. Scherzo. Vedi se riesci a trovare lo scherzo altrove. Anche al berretto di compleanno. Pooh indossa un cappellino. Il suo cappellino è molto divertente, ma non fa parte dello scherzo. Cerca qualcos'altro. La risposta giusta sono le carote. Molto bene. Il barattolo del miele ha dentro delle carote. È proprio uno scherzo divertente. Sono certo che questo ha fatto sorridere Io. Ora aiuta Io a capire quale di questi tre oggetti dovrebbe sostituire le carote. Cosa succede cliccando sulla vernice bianca? È un barattolo di vernice. Oh, all'orsetto Pooh non piace il sapore della vernice. Prova qualcos'altro. Anche all'ombrello. Pensa come l'orsetto Pooh. Cosa metterebbe lui nel barattolo? Il miele. Esatto, il miele va nel barattolo. Magnifico! Hai fatto un ottimo lavoro aiutando Io a trovare tutti gli scherzi che gli hanno fatto gli amici nel bosco dei 100 acri. Ora guarda Io, l'hai proprio reso di buon umore, siete diventati ottimi amici. Abbiamo reso di buon umore Io. Grazie signor narratore, grazie agli amici di Pooh. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!